Sembra ci siamo. Mi sa che ancora non mi dice Io live. vedo live. Adesso sì, quindi hello boomers! Ciao. Ciao Frankie, bentornato. Appena Grazie. cavato la felpa, fa vedere che maglia dei Descendants hai. Ah, classicissima. Ah, bellissima, Everything Classicissima. Sucks. Tra l'altro è arrivato secondo nella pool dei Descendants Ah, sì. su Punk Rock Vinyl. Ha vinto Milo Goes to College. Come la vedi? Io preferisco Everything Sucks. Anch'io, infatti, ho votato Everything Sucks. Vuol dire che sono più quelli che hanno votato vecchi scuregioni di noi, Esatto. che non è facile, eh? Però io veramente pensavo vincesse abbastanza facile Everything Sucks perché immaginavo che la community fosse più o meno orientata verso la nostra età, quindi dai, 35 alto, dai, sopra i 30, così. Invece vuol dire che c'era qualcuno ancora più old school, e quindi adesso devo fare la puntata su Emilio Goes to College e me la devo preparare bene. Mi guarderò il documentario The Descendants, me lo riguarderò. Te quello l'avevi mai visto? No, non l'ho mai visto. E si Infatti, trova mega free su Filmage, giusto? Filmage, sì, la storia degli Yole, The Descendants degli Yole, si trova free su YouTube, Ah, quindi a chiunque lo voglia vedere, mega consigliato. E bomba, non mi fa vedere qua che sono in live da Twitch, o sì, ah, fa vedere. Ok, in questo momento sì, siamo in live, aspetta che faccio la condivisione su Facebook e partiamo. Intanto diciamo che oggi è uno di quegli episodi dove viene un ospite, fa vedere gli ultimi arrivi e mi pare che sono tanti e quindi bomba. Un attimo che faccio la sì, c'è condivisione. qua tutto il tavolo pieno, ho dovuto aggiungere un Un mobile. mobiletto per tenere i dischi. Questa Perfetto. Allora, ok, pubblica, puntata è sponsorizzata da Pampers, la da vedete di qua? Pampers. Ah, sì, bomba. Che sono Sì, per i figli, non per te, specifichiamolo. Ok. No, sì. perché a volte magari qualcuno può dire siete in età da pannolone, però non ancora. No, no. E dai, dai, l'ho postato su Allora, Facebook e partiamo subito alla stragrande. io, il primo disco che ho portato, in realtà non l'ho comprato sto mese, però è una scoperta che ho fatto recentemente, Ah, ma che è non ci sono delle questo. regole sull'ultimo mese? No, infatti. Allora, Slow Ok, sono gli Death. Slow Death, Born Ugly Got Worse, che è una ristampa in realtà, perché è un disco di 10 anni fa e è stato ristampato da Rad Girlfriend Records, che è Ok, che è quella l'etichetta del Reggie Nathans, del dei cantante dei Reginata, Reggie Nathans, bravissimo. e chitarrista adesso anche dei Di Dopamines, Dopamines. che secondo me è un'etichetta che merita tanto, cioè Madonna, e hai qualcosa fa da tante cose consigliare di belle. loro? Tra Hai qualcosa da loro da l'altro è consigliarci? Orange Clear Orange. Clear Ciao. Orange. Qui, ciao Matusalemme. Bomba. Ovviamente c'erano questo l'ho comprato su Brassneck Records, che è Che è lo un'etichetta studio inglese che è europeo, molto ok. affiliata abbastanza, cioè spesso porta in Europa le cose di Rad Girlfriend Records. Quindi fighissimo, ve lo consiglio come sito. C'è il sito internet, poi c'è anche, vabbè, c'è anche su Discogs, ovviamente. Quindi questa è una ristampa dai 10 anni, è un album del 2000 e... Hai un pezzo di quel disco da mettere su In YouTube? realtà Phantom Limbs, però in realtà sono tutte belle. Ok, dai, così. C'è Questo anche un è. live, mi sembra. Fa vedere. Slow Death Phantom Limbs. Ma dai, mettiamo quella da disco, visto che è una band che Va immagino bene, va molti non bene. conosceranno, così Ma hanno modo anche di entrare un po' nel mood. di questo ho fatto anche una recensione su Irritated People, perché appunto essendo anche in realtà un disco uscito 10 anni fa, io non avevo mai sentito la band, l'ho un po' comprato a casa, diciamo. Cioè vedevo tanto hype nel giro Red Girlfriend e Brassneck, eccetera. E quindi ho detto, boh, ho sentito qualcosa su velocemente proprio su Bandcamp e poi l'ho preso.
Questa è la copertina vecchia, infatti se vedi è un po' Fa diversa vedere adesso. quella nuova adesso com'è? Cioè, è simile ma la scritta è diversa. Cioè, Ok, ho messo la scritta il logo è diversa. diverso. Aspetta che è partito qua il pezzo. Ah, vabbè, ascoltiamocelo. Sì. Bombissima! Cioè, sto disco io veramente da quando l'ho comprato, l'ho ascoltato a manetta, ma tutti i giorni a ripetizione. Perché poi, tra l'altro, la cosa strana per me, che io non è che sono un espertone di orgcore, se vogliamo chiamarlo così, cioè non mi fa impazzire. Cioè, ci sono delle cose che mi piacciono, però non sono un gran, non è che ho 1.000 dischi di questo genere. E invece, questo proprio sono impazzito. È bellissimo! Ma è una band che conoscevo di nome, sai, sono quelle che Hanno suonato al The vedi Fest che sicuramente, più nero, volte, non so se secondo me. l'hanno qui, sono io comunque di sicuro non li ho visti, perché bene o male le band al The Fest sono abbastanza Sì. schedulate. Mi ricordo l'ultima volta che sono stato al The Fest, l'unica sorpresa che era una band fuori, che non conoscevo, furono i Make War, e fu una bella sorpresa. Però le altre, bene o male, già le conoscevo tutte. E ho visto l'unica roba che il disco è abbastanza alto coi prezzi su Discogs, mentre Sì. sul sito dove l'hai preso tu costa un pelo meno. Secondo me è esaurito. Ah, ok. Su Discogs ho visto che c'è in Europa, ma tra spedizioni e disco vai a spendere 35-40, quindi No, ma non è infatti secondo economico. me infatti io appena l'ho ascoltato così velocemente su Bandcamp, mi piaceva, ho detto lo prendo perché vedo che sta andando e poi l'ho preso, infatti.
Poi vabbè, in Europa non sono arrivate le colazioni tutte fighissime che c'erano ho visto che negli ce ne Stati sono Uniti. 12 versioni. E, ah, ok. Dopo ho fatto due dischi dopo questo. Sono a livello? No, Heaven e Punisher. Non li ho ascoltati, non ne so, perché cioè, l'ho comprato comunque 2 mesi fa sto disco. Ah, ok, quindi adesso ti fai macinare un po' questo. Adesso mi piacerebbe comprare anche gli altri, almeno ascoltarli. Ah, dai, si troveranno, dai, bomba bomba, adesso... E poi ho visto che adesso ci suona, non c'era in questo disco, però ci suona sempre lui, Josh, dei Regin Nathans. Regin Nathans e Dopamines. Cioè, quindi anche lui è entrato nel giro, okay. Insomma. Ok, vabbè, lui mi sa che si butta dentro molte band. Ma infatti è in mille band, cioè... È grandissimo. E non so, i Regin Nathans sfornano... Split che neanche gli Agatocles sono, no, veramente gli Agatocles del punk rock, esatto. Aspetta, gli Agatocles sono in forma perché una delle ultime live è saltato fuori il nome Agatocles e non ero da solo, quindi sono andato a contarmi le uscite del 2021, sì. Ed erano già 9 tra split, singoli e robe varie, quindi gli Agatocles hanno un primato ineguagliabile. Stanno 2021 o 9 sì, uscite, sì, sì. Quindi ci siamo, assurdo. Ci siamo. Bella, bella, bella scoperta. Grazie sì, mille. Poi ho fatto un acquisto questo mese su Flamingo Records. Anch'io, tra l'altro l'ho fatto vedere su Instagram, tra l'altro delle sì, belle robe. Io ho comprato questo qua, Chubby and the Gang. Sì? Che... cioè, tantissimi ho visto che lo mettevano come tipo i dischi più belli del 2020, sì. Questo è giallo, è trasparente, tra l'altro. Ah, perfetto. Che appunto Alberto di Flamingo l'aveva annunciato che avrebbe, quindi l'ho prenotato, cioè gli sarebbe arrivato, quindi l'ho prenotato. E ci sta, c'è un genere un po' strano, un po' oi, no, ma non neanche, ma cioè Spigone, e quindi ne avevo parlato, però non ho approfondito il disco. Dici che vale la pena sentire qualcosa? Ma non so quanti lo conoscano, quindi più che altro per quello. Ah, allora sì. Vabbè, allora hanno fatto un video che è All Along the Uxbridge Road. Sì? Dai, è un cartoon. 1:50, va giù bene, ci guardiamo il videoclip, dai. Direi che è l'ideale. Minchia, vai, vai. Sai quante views ha fatto? Aspetta che lo metto qua, si vede qua, 77.975, è un botto. E allora parlato nel video spiegone, dopo sì, è andato molto molto, ho visto. Su Partisan Record.
anche loro. A me piace un sacco perché sono così veloci, incalzanti. Sì, ui, però anche molto melodico, molto fighi loro. Infatti li ho visti anch'io in tantissime playlist dopo, ne ho parlato nel video spiegone quando erano usciti e poi me li sono un po' persi, però anche questo disco da recuperare assolutamente. Fai vedere la copertina? È tutta così, è in stile come il video, quindi tutto cartoon, Che si confonde anche con la birretto così. copertina dei Billy No Mates. Sì, anche sì. Loro come sono? Regas dalle foto? Allora, lui mi sembra un po' vecchio, cioè questo Chubby qua, secondo me è uno che era in altre band, era in band hardcore, mi sembra, Ok. perché mi sono andato a leggere qualcosa, però adesso non mi Dove sono ricordo loro? semplicemente. Inglesi, Sì, sì, inglesi, inglesi. quello è abbastanza No, evidente inglesi non lo so, non dalla lo pronunciation. È un po' come Cradle of Filth. Di cui porto la maglietta very proud oggi. Ok, no, qui non lo so, sinceramente. vabbè. Può essere Axon Bridge, no, scusa, Axe Bridge Road, sarà Sappiamo la Londra, non so. strada, ma non la città, ma non è un Esatto. problema. Però questa è Partisan Records, però è americana Sì. come etichetta. Però prima era uscita per un'etichetta inglese, non mi ricordo quale, e questa è una ristampa, cioè Fatto per ristampa adesso, Partisan. diciamo. Sì. Però immagino che non hai preso solo quello da Flamingo Records. Ah, ho preso anche i New Real Disaster. Ah, grandissimi. Sono stati ospiti qua. Però ne ho già parlato tanto, Sì, esatto, visto che hai ne avete fatto parlato la live. tanto. Comunque, ragazzi, veramente, Sono è un andati anche disco da Andrea che. Rock. E poi sono stati anche da Andrea, li abbiamo fatti sentire qua e vi invito a recuperare la live mia o quella di Andrea. Ho fatto sentire anche un po' di pezzi, è veramente una gran band, sono italiani e supportateli. Poi cambiamo un po', cioè, poi ho fatto altri due acquisti consistenti, diciamo. Bene. Uno è Shield Records. Recordings anche, anzi, Recordings. non so se la conosci, Sì. etichetta olandese, un po' di varie Gli adesivi ci stanno gli sempre. adesivi che fanno sempre, sono sempre belli. E vabbè, allora vado subito con i due pezzi forti. Una è questo, sono andato a recuperarmi questo che non avevo comprato. E vai, The Decline, the E NoFX, ho live preso, at... com'è che si esatto, chiama il posto? Red Rocks. Red Rocks. Bellissima. E ho preso questa. L'ho vista, è costata non poco, devo dire. Infatti, lì gli è cacciato giù. Vabbè, non si dicono i prezzi. Non Però è sì. elegante. Però sì, Però immagino che quello sia costato. era il più economico di quelli su Discogs, perché l'ho comprato su, cioè Shield Recordings ha il suo sito. Però queste cose le comprate su Discord perché mette le cose usate che non ci sono sul sito. Quella E tra l'altro è stato questo. un'odissea per chi l'ha avuta, perché i ritardi della FAT sono mortali in questo periodo. Ho visto che oggi Mauro Records dalla pagina Instagram gli è arrivata la versione di I Heard the Sack Live, la Ah, sì. ristampa. Quindi io col Sì. mio single album, secondo me, spero di averlo in tempi non troppo biblici, Prima ma... dell'estate. Ma sì, spero. Che palle. Il problema è che avevo delle altre robe in quell'ordine su King Road Merch. E quindi altre robe che sono lì pronte vorrei avere. Vabbè, aspetto, non è che. Io l'ho Però. preso e ho preso il colorato, cioè sono riuscito a prenderlo. Ah, di single Vinile album? colorato, sì. Wow. Ma quindi l'hai preso in giornata? Perché ho avuto, diciamo, mezza soffiata, cioè il giorno prima mi hanno detto guarda che dovrebbe uscire a giorni, se non domani, dopodomani. Allora ero sempre lì a guardare. Premesso che io non ho mai fatto preordini di questo tipo, cioè di quelli, i preordini, quelli che devi comprare tutti in mezz'ora, se no poi finisce. Cioè, tipo tutti questi ristampe FAT non li ho comprate neanche una. Ma anche perché sono un po' della teoria, cioè se c'è già il CD
tendenze un altro vinile, non è che mi sto a comprare tutto, Ma la mia stessa sennò teoria, non è che sto a comprare tutto. se E no, se la stessa ragazzi, cosa c'è. non lo sto a ricomprare, poi c'è magari quello che ho perso, oppure che mi piace talmente tanto che voglio avere l'edizione super figa, ci sta. Sono eccezioni, però, diciamo. Eccezioni. Per esempio è uscito quello dei Bad Astronaut, che lì è successo un casino perché avevano fatto 300 copie, di cui 250 FAT bruciate in 5 minuti. E poi 50 su King Road Merchants sono andati via in un minuto ed eravamo lì a refreshare con Cece e poi dopo è sparito. Intanto ho fatto un altro ordine con il mio amico perché ho detto, mi ero tenuto un ordine di riserva. Dopo qualche ora è uscito un altro drop che però avranno il disco a settembre-ottobre dei Bad Astronaut. E io intanto avevo già fatto l'altro ordine col mio amico, ho detto sti casti. Però Cece, il mio amico, l'ha preso il box set con i tre vinili, il nuovo 7 pollici e poi dai il box set, eccetera. Che bello. Sì, questo qua, diciamo che appunto di queste spese qua ne faccio poche comunque, perché vabbè, cioè comunque i NoFX sono i NoFX, non l'avevo fatto ai tempi e ho detto lo faccio. Io quella Poi famosa questa non l'ho neanche colorazione è preso. fighissima, Non ho neanche preso quel live perché non mi piaceva particolarmente. Ho 3-4 copie di The Decline normale, quello sì, ne ho in varie colorway, eccetera, perché man mano, e con gli anni ho preso man mano le ristampe. Però quello sì, cioè dai, quando lo trovo in occasione lo prendo, però ho visto che sta a prezzi molto alti e quindi non mi ci sono messo. Poi sempre lo stesso ordine ho preso questo in Enemy Alliance, Ma la Alliance. bellissimo! Tra l'altro colorato, vabbè, il 3-3 così, e con la colorazione figa anche questo. Perché tra l'altro, sì, Shield Recordings stava mettendo, tipo aveva dei doppioni e li stava mettendo in vendita, Wow! tipo. È Che sono bello fighi. questo disco. Ah sì, che praticamente poi ci sono i pezzi già che c'erano nell'EP, quello con gli Indecision Alarm, vero? Ce l'hai quello split? Sì, ce l'ho, ce l'ho. Allora, praticamente gli Enemy Alliance è un progetto che adesso sono fondamentalmente in due: Sì. Rodrigo Alfaro e Stefan Bratt, che suonavano Rodrigo Alfaro, Satanic Surfer e 100 miliardi di altre band. Però dai, Rodrigo dei Satanic Surfer si dice. E Stefan Brett che suonavano insieme, lui è il bassista dei Atlas Losing Grip. E insieme avevano questo progetto che uscirono quando fecero la prima scissione Satanic Surfer. E fecero questo split con gli Indecision Alarm, che è bellissimo. E lì Sì. ci sono dei pezzi che erano già di quelle sessioni registrati e quindi era molto che erano a mezzo Sì, perché è Questa uscita. l'unico disco, diciamo, full length. Sì, è una figata. Dai, questo mettiamo qualcosa. Ok, Non saprei cosa mettere. Forse la prima, Apparatus of Repression. perfetto. No, ragazzi, quello hardcore melodico svedese fatto molto, molto bene per fan di Satanic Surfer, Atlas Molto Losing Grip. melodico. Sì. Sono una figata. Com'è che si chiama il pezzo? Apparatus of Ok, Repression. perfetto. E anche quello, dopo sì, allora, mettiamo la versione, sì, anche questo era presente nello split, quello del, mi sa, 2000 e qualcosa, e mettiamo la versione del 2020, quella del disco che è stata totalmente riregistrata. Ok, che bomba di musica che stiamo mettendo oggi. Voilà.
tra l'altro, mi hai fatto venire in mente che devo fare un ordine perché recentemente volevo ricomprare che uno dei dischi è andato perso in qualche trasloco, Bought and Sold degli Intensity, oppure l'ho prestato a qualcuno e non mi è più tornato. E avevo fatto tempo fa un ordine partendo, sai che Discogs parti da un disco e poi dallo stesso compri altro. Ed ero partito da Bought and Sold degli Intensity, che è l'altro gruppo di Rodrigo, però molto hardcore, attivi. Non li conosco loro. Ha molto fighi, e anni 90, però hardcore, ma è sempre lui che canta melodico, molto veloce, un beat. E allora parto da quel disco lì, compro un botto di roba, proprio un ordine di dischi a 2 euro, di quelli prendi un botto di roba. Arrivo e il tipo dopo mi contatta, fa: ah guarda, grazie mille per l'ordine, c'è tutto tranne il disco degli Intensity, e te lo rifondo. Dopo sì, mi ha rifondato anche più di quello che mi dovevo. Ho detto no, perché Mendoza. E però ho visto, mentre sono andato, c'era un tizio italiano a 5 euro, no quanto, 7 euro, sì dai, lo compro e gli faccio l'ordine, okay. Perché ecco, quello mi ruga non averlo in collezione. Sto disco molto bello. Sì, poi pensavo, sono rimasto un po' deluso, no, però che le canzoni fossero la maggior parte già presenti in quello split, quindi ha lavorato poco, cioè l'hanno riregistrato, più bella la registrazione, ma anche quella dell'epoca mi piaceva. Meno, cioè, meno buona come registrazione, ma comunque molto, forse un po' più di quegli anni lì, però ci sta come uscita. Sì, e poi ho preso 3 EP, hardcore però, qui cambia un po', cioè più hardcore ancora, perché sono gli No Turning Back. Ok. Arancione, tra l'altro. È un 7 pollici quello? Sì, sono tutti 7 pollici. Vabbè, arancione, Perfetto. Madonna, sei coi colori estivi oggi, Non so perché, a caso, non è studiata la cosa. Sì, sono 5 pezzi e dovrebbe essere la prima loro uscita. Cioè... Che anno risale la prima dei Not Turning Back? Qui non c'è scritto. Ah sì, comunque la troviamo. Sarà... Sì, diciamo che... Allora, io ce li ho quasi tutti i loro dischi. Diciamo che sono... non sono molto vari come sonorità nei dischi. No. Ce la sono a band là da vedere live, secondo decisamente, me. Visti live diverse volte, poi discograficamente non mi pare di avere quasi niente loro. Cioè la band che quando sei al festival te li vai a vedere molto molto volentieri, però non è che dici adesso fan quella bella, dici ok, ne fare un'altra The Non-Turning Back. Diciamo che adesso saranno i fan dell'hardcore che faranno no, non capisci un cazzo. No, io sono d'accordo comunque. Ascolto tanto hardcore, ma sono d'accordo. Cioè, in particolare ci sono dei gruppi che effettivamente io c'ho un po' di dischi, ogni volta dico che figo un nuovo di Turning Back, poi lo metto su e dico Turning Back, non è che sono i Madball che tra Pesti e gli altri, cioè li distingui, poi vabbè loro hanno anche diversi single long eccetera, però imparate dai Madball, adesso mi avete una band a caso che riesce a distinguere bene in quel genere lì i Pesti, i dischi, i suoni. Allora, mi piacciono, però effettivamente fanno sempre lo stesso disco, dai, diciamoci. Questo costava poco, quindi ho detto, vabbè, lo prendo, dai. Ah, beh, poi... è più figa quando sei lì su Discogs e ci sono 2 euro, 3 euro e 7 pollici, dai, butta! Infatti, è poi una fregatura perché il prezzo sale lo stesso. Ah, cioè, senza... sì. Poi, i Riskit, okay. Che sono una band tedesca. Non li conosco. Genere simile, dai, mettiamo un pezzo, dimmi un pezzo che c'è in quel 7 pollici. Ma se no possiamo vedere, sai cosa? No, aspetta, ascoltiamo l'altro, dopo ti faccio vedere l'altro, che ascoltiamo un pezzo degli altri. Non però ti volevo dire questi Riskit. Eh?
Non ti piace, non fare più sti rischi. No, no, mi piace un sacco in realtà. Mi è Rimaniamo rosso. sui colori E caldi. caldi, per forza. Tra l'altro, questo è uscito per Farewell Records, che fa cose fighe, perché cioè, i packaging sono belli. Cioè, sai che di solito magari... Oh, è un casino se è il contrario. È un Cioè, 7 pollici comunque... gatefold? Ah, no, No, cioè, non è gatefold, ma è la... Ah, Diciamo, ok, piegata sì, così, con la fatto foto pagina. dentro grossa. Poi, Con vabbè, c'è... l'inserto. Con l'inserto c'erano anche dentro, vabbè, i cosi con le pubblicità. E dentro ci sono i testi. Però ho anche gli LP, due LP dei Riskit, sempre per Farewell Records, e sono fatti molto bene. Quindi fa le cose bene, Farewell Records, bravi. Penso sia un'etichetta tedesca, appunto. Se fa le cose bene, sì, di solito dai, ha molta qualità. Poi adesso Di ti solito dico. i 7 pollici, cioè non di solito, ogni tanto i 7 pollici sono fatti abbastanza male, cioè quando Sì, foglio fotocopiato. l'ho Io che poi lo fotocopiato. colleziono 7 pollici anni 90, eccetera. Poi adesso che sto leggendo Disconnection, anche prima del libro mi sono comprato un po' di quella mandata lì e molto spesso era veramente un foglio fotocopiato. E cioè, si vedeva che erano assemblati, magari alcuni, sì, gli facevano solo la label dentro il disco. E dopo mettevano 7 pollici, il foglio fotocopiato, l'inserto e nella bustina, proprio così. Sì, poi per una band, per carità, per una band emergente ci sta, eh. Poi però ci sono, adesso non mi viene in mente l'esempio concreto, però ci sono dei 7 pollici che dici, vabbè, però potevano fare un po' meglio che, cioè, comunque non è che sei una Ok, band appena uscita. Ciao, salutiamo ci vede. Rico. E l'ultimo 7 pollici, sempre hardcore, sono i Reign Supreme, Ok, loro di nome li conosco. che sono americani invece, quindi non sono europei. Perché escono? Qui è Malfunction, che sinceramente non conosco. È una band sciolta ormai, non ci sono, sono sciolti un po'. Anche questo molto bello, cioè c'è tutto Ah, addirittura sia 3 pagine. le Poi altre la carta pagine. si vede da qua che è buona, che Il è riflesso. plastificata bene. Vabbè, rosso, e di loro possiamo mettere magari un live di 856, che io l'adoro, non so se hai Ok, presente. cioè, conosco bene. Cioè, Sono vabbè, non comunque sarà dopo magari il un pezzo di live. queste EP, però Sì. Reign tanto Supreme appunto, Live comunque. è del 2015. Ma sì, va bene. Ok, sì, cioè, sì, Ascoltiamo un pezzo, poi. 856 è questo. Perfetto, buttiamo lì. 856 è questo tizio che filma tutti i concerti hardcore, punk, ma Che più peraltro è hardcore. sosia di Cecil, il mio amico. È vero, uguale. E col tempo è diventato veramente professionale. Adesso lo fa di lavoro, penso. Adesso fai video anche con più camere, ho visto. Sì. E, no, e poi la cosa figa è che fai i video dei live in questi posti di merda, cioè nel senso non è che fai in live al Groetz Rock, ai posti, Nei fai i posti live fighi li fa. sì, nei posti fighi, cioè piccolini dove l'hardcore veramente vive. Abbiamo preso un live un po' smorto, cioè non, nessuno fa foga, nessuno fa niente. Di solito c'è la mucchiata. Thank you.
qualche tappeto. Quelli non sono venuti anche in Italia, non li ho mai visti io dal vivo, però... Perché? Un pezzo di legno? Sembra di sì, si è staccato un pezzo di palco, secondo ah, me. Ah, che bomba! Comunque, mi sembra che il bassista abbia le Vans dei Descendants. Ah, non ho notato. Bomba, quelle sono fighe. Tra l'altro le ho trovate, non del mio numero, su Vinted. E se avete il 41 andate, ci sono messe un po' male, però ci sono, non è neanche un prezzo stronzo. E poi, sempre in quest'ordine, ho messo dentro due CD che mi mancavano. Che una... Aspetta un attimo che arriva una domanda da Sunny Sint, il ragaz di... sì, Sunny, sì, grande sia ormai il suo lavoro, varie cam, soprattutto la drum cam riprese da pro, infatti. Sì, proprio vedi una qualità assurda. Sì. E scopri un sacco di band. Sì, quello è quello il band. Sì, perché ce l'avevo da sempre, però masterizzato. Alla vecchia, però con la copertina stampata. Allora, perché figo. Ai però tempi stampavo la copertina. Adesso li tieni tutti e due in collezione. No, non penso. Ma dai, quella masterizzata che ti ha portato avanti tutti quegli anni, gli vorrai bene. Sì, un po' sì, in effetti. Allora, dai, le metti vicino. E ora gli scrivi un official. Dai, va bene. Dai, cosa fai? La butti via? Sai, perché tra l'altro quel disco ha sempre avuto tipo, mi sembra la prima traccia, sì, Kids Don't Like to Share, che finiva interrotta tipo. E io non ho, fino a un sacco di tempo dopo non sapevo come finiva quella canzone. Andavi ai concerti e non ci capivi nulla. No, come funziona qua? E l'altro disco che ho preso, sempre che ce l'avevo tarocco, è questo qua, Die Hards dei Casualties. Bellissimo quello! Che è proprio, era Side One Dummy. Sì, è il periodo Side One Dummy. E comunque i Casualties non si offendono se hai il loro disco masterizzato, l'hanno sempre detto. All'epoca creste, cioè spikes colorati. Te le hai mai avute le spikes colorate? No. Neanch'io. Cioè, boh, sì, le spike, ma ero veramente regas, che mi sono fatto le spikes qualche volta. Poi, per fortuna, mi sono caduti i capelli e ho smesso, perché ho avuto le spikes. Altrimenti adesso te ce l'avresti, faremmo la diretta. Ma qual è la mia paura? È che adesso, se avessi i capelli, tipo, li avrei come Johnny Ramone. Tutto scalato così, quindi per fortuna che mi sono caduti, sennò veramente magari portare i capelli alla Johnny Ramone va bene portarli, però dai, meglio così. Ci sta. E poi mi hanno messo dentro come regalo a questo, gli Accelerator. Ma stupendo quello! Ma io non li conosco, cioè, è bellissimo! Infatti, me l'ha messo come regalo. Tra l'altro in collaborazione è il regalo più bello del mondo. Chili Recordings e No Reason. E No Reason, sì, sì. 2012. Sì. Allora, bello. Adesso sono i Lone Wolf come band. Ah, ok, sono loro. E membri degli Apers. Allora, ci sono membri degli Apers, adesso sono diventati Lone Wolf. E, allora, visti un botto di volte che venivano tantissimo in Italia loro all'epoca. Tra l'altro mi ricordo che una volta li vidi il 1° gennaio. Ed è una band della scena di Rotterdam, quindi viene fuori come gli Apers da lì, e molto molto ganzi. Proprio... Sì, infatti mi è piaciuto. Allora, sto disco lo vedevo un po' dappertutto, perché è il classico che hanno messo su tutte, l'hanno distribuito un po' anche su Monster Zero, per dire. Diciamo che secondo me quello in particolare non ha venduto tantissimo, però può essere, perché lo vedo un po' dappertutto. No, bello, veramente. Non so se vogliamo ascoltare un pezzo, non andiamo ma avanti. Sì, dai, ascoltiamoci gli Accelerators. Tra l'altro c'erano anni che venivano di continuo e mi ricordo concerti degli Accelerators, che ne so, a Faenza, dove a vederli c'ero io e il mio amico, molte volte, io e il gruppo in spalla, c'era il gruppo in spalla che non se li piegavano, io e il mio amico che andavamo a vederli, e diversi ne ho visti così. E dopo nei festival parecchia gente. E ci sta. Non so che pezzo vuoi mettere. A me Statues mi piace, che c'è anche live, ho visto.
Stasius. Ok. No, qui dice Virsul. Com'è che si chiama il pezzo? Statues. Ah, ok. Ok, live del 2012. Adesso lo mettiamo. Perfetto. Allora. Ah, ragazzi, vi ricordo che se siete utenti Amazon Prime potete abbonarvi al canale gratis. In questo modo siete ragazzi e userò i soldi che mi arrivano da Prime, li reinvesterò per comprare nel altri punk dischi. Rock. Quindi rimane tutto nel circolo. Se siete utenti Amazon Prime sapete che potete abbonarvi gratuitamente tramite Amazon Prime. E ora, Statues! Non hai condiviso la schermo. Oh, bravissimo! Tornata voglia di andare a suonare, che palle, che bello vedere Finest Punk Rock e Accelerator, sono quella band come tante che ce ne sono così fighe, però che belle che sono ste band perché sono il punk rock genuino, fatto quello più col cuore di tutto. Sì, è vero, voglio è bene gli Accelerator, bravi. Sono una bella scoperta, immagino, dai. No, infatti sì assolutamente. Bene, bene. E poi l'ultimo acquisto per questo tizio su Discogs. Vabbè, il primo che ti faccio vedere, ne hai già parlato tanto anche questo, quindi non ci soffermiamo. Però è questo. Ah, sì. Urca, è la ristampa quella del decennale, hai preso? No, questa è secondo me sempre una ristampa, però è sempre Paper and Plastic. Okay. No, perché la ristampa è tutta bianca, la copertina è uguale, ma sì, tutta, sì, bianca. È tutta bianca, invece questa è colorata. Ma l'hai pagato un chilo quella? L'ho pagata un po', però è verde, verde marmorizzato, sì, nero, sì. Con dei segni neri tipo. Comunque c'è Tommy che dice 27 Tommy
Oh Frankie, mi raccomando che non posso ascoltarti. Ricordati che sei la faccia che fa like di Irritate People. Allora si è messo benissimo. Dopo facciamo uno spammone. Va bene. No, beh, mi mancava e non l'avevo mai trovato. In realtà, tipo, questo è il primo disco che ho cercato su Discogs. Veramente? Sì. Che bomba che sei con il primo disco che hai cercato. Perché mi ricordo che lo stavo per comprare tipo da uno svizzero, poi ho detto ma no, e poi l'ha comprato qualcun altro, quindi basta. E poi per un bel po' non c'è stato, nessuno lo vendeva in nessuna colorazione, proprio zero. Poi è stato dato fuori questo e quindi ho detto vabbè, a questo punto dai. Poi ho visto la tua live e ci sono stati anni che Discogs non andava tanto, cioè negli ultimi anni è ritornato, però per anni non è che trovavi tutto come adesso. Mi ricordo quando lo feci ormai più di dieci anni fa, forse, cioè trovavi qualcosa, poi dopo ultimamente ha cominciato pian piano, poi dal primo lockdown, quello di aprile, tutte ha messo le collezioni su Discogs e adesso è America, perché trovi tutto quello che trovi. Non mi capita di non trovare niente, dai. Discogs adesso, e quindi vabbè, la volevo. Ci vuole in collezione quello. Anche tu sei della concezione che è il migliore dei Dopamines, quello? Sì. Sì. Ok. Anche Vices mi piace. Anche a me Vices. Tony invece l'ho visto più freddino nei confronti di Vices. No, a me piace Vices. Infatti è bello. Anzi, è il primo che ho ascoltato io, sinceramente. Quindi un po' mi rimane anche un po' di più. E invece, come dissi in quella live, c'era Tony che lui aveva sentito Expect the Worst, me l'aveva passato e una sera d'estate mi ricordo che poi andai a beccarmelo, tornavo a casa e me lo sono andato a mettere su da Bandcamp, fighissimo. Poi questo disco ha October 24th, che è il mio compleanno, è la data del mio compleanno, quindi dovevo averlo per forza. No, beh, poi li ho sentiti live, quella famosa data di Genova, ero presente. Ah, te eri a Genova, non eri a Milano? No, ero a Genova perché ero in vacanza a Genova, perché mia moglie è di Genova e mi trovavo a Genova. Allora ho detto, vado ad ascoltarmi dopo, ma... Dai, raccontami un attimo di quella data al volo, perché allora, quella di Milano è stata... feci una puntata imbarazzante da vedere, perché... però ci sta, dai, c'era gente che suonava male in pubblico. Un po' te l'aspetti, no? Te l'aspetti, sì, però ti dico, sì, c'era la gente scontenta, però era stato nell'ambito, ok, è punk rock. Mi sa che Genova andò molto, molto peggio. No, Genova triste proprio, cioè... Cioè, all'inizio dici, vabbè, ok, come dici tu, no? Poi però alla... quinta canzone che non finiscono perché sono talmente ubriachi che non ce la fanno a stare in piedi. Cioè dici, vabbè, ok, punk rock, però raga, cioè comunque siamo qua per il concerto. Dai, è andato in prescrizione adesso, va bene? No, poi vabbè, sono successe altre robe. Sì, che... dai. La cosa che dispiace di più è appunto un po' la delusione della band. Tutti, cioè la gente, gli amici di Adeshite... che si sbattono e poi no, ma se ne è parlato, riparlato, non tirare fuori. Dopo Josh mi scrisse eccetera, ho detto perché devi scrivere a me per qualcosa che è successo sull'altra costa. Non lo so, adesso non è che si rimango incazzato con te perché avete fatto schifo una sera, quindi dai, basta parlare di quella famosa data. Sì, infatti, dai, basta. Okay. E poi, sempre da questo tizio qua, che tra l'altro, tra parentesi, io ho fatto l'acquisto, mi sembra proprio il giorno prima che, o il giorno, non mi ricordo che, parlavate su una tua live, parlavi del fatto che adesso dall'Inghilterra devi pagare la dogana. E non mi sono mai arrivate ancora, le... E invece, sì. Io dopo che ho visto quella lì, il giorno prima avevo comprato questi dischi dall'Inghilterra e ho detto, no, non ci avevo pensato. La famosa spada di Damocle. E poi alla fine è arrivata. Ti è arrivata la dogana? 12 euro e qualcosa. Mortacci loro. Vabbè. Vabbè. Poi questo, molto figo,
lo split tra i Pierce e Direct Hit. Figo quello! Molto figo. Quello è fatto? Questo è fat, sì. È Ah. fat, tra l'altro, anche questo. Colorato. America! Che tra l'altro è la versione positiva di quella degli Enemy Alliance, perché è colore al Esatto, contrario. è al contrario, sì, è vero. Uno è negativo, uno è positivo dell'altro. Beccatevelo questo split, ragazzi, perché è molto Bellissimo figo. questo. Cioè, questo vale come una. Cioè, di solito gli split. Cioè, ci sono degli split che dici fighissimi, altri che dici, vabbè, ok, l'hanno fatto. Ma Questo è uno di sì, io sono quelli. molto favorevole agli split, anche perché poi te li prendi, mi piacciono su 7 pollici, due pezzi a band, sono per lo split easy, dai. Questo è E a più impegnativo volte perché è un album, perché un album sono 5 5-5, pezzi, sì, a 5-5 e fanno band, anche una cover ognuno ognuno dell'altro. dell'altro. No, no, è impegnativo quello split, però mega raccomandato soprattutto se segui le due band. Tra l'altro Direct Hit è uscito col pezzo nuovo Sì. recentemente Sono e ne diventati un po' parlerò. più troppo popposi, però. Allora, Almeno le ultime robe hanno fatto uscire 2-3 pezzi, mi sembra un pezzo. Più o meno l'anno scorso, inizio pandemia, era sempre un po' troppo tranquillo per i miei gusti. Perché dare kick tit magari te li vuoi quelli proprio degli inizi quando erano incassati neri e li collochi lì. Invece i Pierce hanno sempre il loro mega tiro. Anche se l'ultimo album, devo essere sincero, tra l'altro gli fece anche la recensione, mi è sparito molto dai radar l'ultimo. Anche a me, sinceramente, anche se tanti l'hanno messo tra i dischi più belli del 2020, ma no, forse era Allora, 19, non mi ricordo. Vabbè, comunque. 2020, 2020, inizio febbraio, una roba del genere. Però a me Secondo non. me è un gruppo da critica, ho paura che stiano un po' diventando i Pierce. Ed è una cosa problematica quando diventi un gruppo da critica, che piace a quelli del giro che parlano di musica, però non hai grossissimo Ah, ok. riscontro tra chi ascolta. Se ne parla bene, anche perché è un disco parecchio antimelodico quello, che rimane poco l'ultimo, in particolare rispetto ai loro lavori, che non sono mai stati una band facile. L'ultimo era particolarmente difficile come Anche disco, secondo secondo me è me. vero, sono d'accordo. Non ti rimaneva in mente, dici sì, però. Esatto. Sì, sono bravi, sono fighi, sono i Pierce, e poi ti vai a ascoltare la prima roba. Sì, no, infatti a me Direct Hit piacciono Direct molto. Hit, band totalmente il contrario, che cioè, sono molto molto orecchiabili, te li canti. Cioè, hanno questa melodia veramente da canzone pop, da classifica. Con sotto il punk rock, cioè, però sono super, in alcuni casi super dolciosi, non so come definirli, cioè sono sì, Stucchevoli. quasi sì. E poi alternano pezzi invece tiratissimi, super urlati, hardcore. Ogni tanto ce li piazzano in mezzo, no, però sono due band, e però si stanno bene insieme, c'è cioè uno split tra due Sì, band che ci stanno. infatti quando l'ho visto io non ce l'ho quello split. È molto bello, sono contento. Che palle le spese della Fat Track. Adesso Ah no, dai. vabbè, infatti l'ho comprato da sto tizio qua. No, una Non. volta che fanno i saldi, la Fat gli faccio un ordine, dai, quando hanno un 20% che ogni tanto lo mettono, dai, un po' di roba che voglio comprare e quello per esempio lo trovo. Dai. Poi i Chicks Dig Figata. It, Safeways Here We Come, che è in realtà è cioè un LP, ma sono 7 canzoni. DNP. Che tra l'altro li tengo sempre dietro i dischi, i primi dischi dei Chicks Dig It quando Ah, faccio i sì, video di vedo, sì. YouTube. È proprio uno dei miei vesti avere gli LP dei Chicks Dig Ma allora, cioè io li ho scoperti non troppo indietro nel tempo, cioè ho dovuto un po' recuperare i dischi, però sì, spaccano. Ah, questo è blu, tra l'altro, It. Dai, mettiamo trasparente. qualcosa dei Chicks Dig It. Che sono carico. Che Io poi, tra non. l'altro, questo disco è stampato tutto su un lato, ma dall'altro lato c'è lo stesso, cioè ristampato di nuovo. Fa vedere, aspetta. No, cioè nel senso, di solito quando fanno quello su un lato Sì. solo, dall'altra parte non c'è niente, oppure mettono
il disegno, eccetera. Invece qua c'è da tutte e due le Le parti. parti lo stesso. Ah, lo stesso Quindi tu epic. puoi mettere da una parte all'altra e c'è la stessa roba. Dai, mettiamo un Ah. pezzo live dei Chicxsdigit che sono Vai. carico. Vediamo cosa troviamo. Allora, io li conobbi loro nel 98. Andai a vedere in FX a Forlì. E c'è lì, l'ho raccontato più volte. Presi le varie compilation, le prime tre della FAT e quella dell'Honest Dons. E in quella dell'Honest Dons c'era My Restaurant dei Chicxsdigit, Ah, sì. pezzo bomba. Che se adesso lo trovo live, lo metto anche molto volentieri. Chicxsdigit, My Restaurant. Poi sono tanti i pezzi fighi, eh. Sì. Sì, c'è un live di tanti anni fa. Non sarà al massimo la qualità, però. Tra l'altro. Aspetta. Col solito microfono tenuto il più basso possibile. Via. But it's gonna be better because we're all gonna do it together. Are you ready, Liliana? Well, I made a girl, but she doesn't disco, però di bello loro che sono rimasti fedeli a loro stessi, però li distingue i pezzi invece dei Nothing Back. Sempre grande qualità nei dischi Sì. dei Chicxsdigit. Vabbè, la melodia comunque. La melodia. E poi gli ultimi due EP, quello dei Starter Jackets, il primo. Ok, non li Li conosco conosci? loro. No. No. Loro vengono dai copyrights, cioè almeno tipo un Ah, membro ok. Comunque li era conosco l'ex abbastanza copyrights. i progetti, beh, Dear Landlord, gli It Tape. Loro, sì, dovrebbe essere Luke McNeil, no, non so chi è il... No, no, forse il batte... No, l'ex batterista dei Copyrights forse è il cantante, mi Ok. sembra, che sia così. Luke McNeil, che c'era nel primo disco dei Copyrights, E penso. musicalmente fanno qualcosa di associabile ai copyrights? Abbastanza, però c'è anche il sintetizzatore. Che può essere una cosa buona. Guarda, i Giant Eagles che siamo tutti pazzi per loro. Questa è Bello. così. Tra l'altro le stampate tutte così, mi sembra. Non... Forse anche nera e basta, però. Bello. L'ultimo EP che hanno fatto, più bello di questo, sicuramente. Ah, questa è It's Alive Records e Brass Neck Records, quello che dicevo prima in inglese. L'avevo comprato gli Slowdead.
bello. E poi l'ultimo, vabbè, è più conosciuto. Questi li conosci, direi. Teenage Battle Rocket, Mutilate Me. Ragazzi, questo è un pezzo incredibile. Ed è quello blu splatter nero. Che ne hanno fatte due. Una con la copertina, cioè con la scritta rossa. E col vinile rosso e blu. E c'era questo, comprato questo. Allora, e qui c'è Mutilate Me, Punk House of Horror, che è quella spacca. E poi la cover di Bad Religion di Henchman. Cosa ne pensi del pool che ha fatto Punk Rock Vinyl e ha vinto They Came From The Shadows? Sì, ci sta. Non saprei scegliere il mio preferito, sinceramente, dei Teenage Butter Rock. Allora, la copertina è forse la migliore? Stiamo scherzando, per chi non conosce Teenage Butter Rock, da parte lo split che ha tra le mani Frankie, sono tutti identici. Gli, gli EP ce li hanno tutti con copertine gli EP varie. Con le copertine. Però quello se lo concedono. I full length hanno tutte la stessa copertina col teschio e il mio preferito di copertina è Tales from Wyoming, perché riprende i colori del Wyoming e mi piace. Sì, la bandiera del Wyoming. Come album penso che sia giusto They Came From The Shadows, anche perché molti li hanno conosciuti lì, perché fu il passaggio da Red Scare a Fat Records. Io già li conoscevo ai tempi, perché me li passavano Antonica, nei passi loro. Poi fecero il botto e quindi, secondo me, l'imprinting, molti se l'hanno una volta arrivati sotto Fat, e penso sia giusto che They Came From The Shadows, poi anche qualitativamente un album... bello come buona parte della loro discografia, quindi... Ah, infatti un po' tutti, a parte l'ultimo che non mi piace. Michele è il migliore. Michele. Guarda, questo live, secondo, è sotto gli standard dei Bottle Rocket, quello che abbiamo appena visto. Sì, può essere. Li ho visti tante volte loro, anche loro, e ogni volta che andavo in Europa me li andavo a vedere più date. Standard alto loro di concerti. Questo, boh, forse era nuova la canzone. Perché poi forse, secondo me, riarrangiavano anche diversamente. Però io li ho visti solo due volte loro live.
Io ne ho visti un bel po' e dai, so meglio di così, di come li abbiamo appena visti. Forse anche una registrazione abbastanza vecchia questa, e quindi l'audio dei dispositivi di quell'epoca era anche abbastanza basso. Sì, allora, Loris dice, bello stream cant, mi faccio un po' di cultura punk rock, che io sono più per lo straight edge hardcore e il power violence. Complimenti davvero, grazie mille Loris. Grazie mille a Frankie che ci porta della roba figa da ascoltare. E se sei per lo straight edge hardcore, segui la live di giovedì che si parlerà di Disconnection, mi raccomando, perché quella è lì. Madonna, che domanda difficile, Brian. Il punk è sinistra o destra? Perché, politicamente parlando, non ho voglia di rispondere a questa domanda. Comunque, il punk è la cosa più lontana dalla destra che esista al mondo. Quindi, punk rock e destra non esiste. Quindi, mettitelo bene in testa. E poi, io non mi associo neanche alla sinistra, ma sono antidestra da sempre. Che cosa ho votato l'ultima volta? L'ho detto più volte, che ho votato Bonaccini per l'ultima volta che sono andato a votare, ma non sono qua per fare propaganda politica. Se Frankie vuol parlare di politica, gli lascio no, grazie. Il microfono, ok. Che tu hai visto il live dei Teenage Bottle Rocket? Hanno fatto no, ieri, non l'ho visto. L'altro sì. ieri. Dai, stavo pensando che quando vedo che fa qualcosa una band, magari gli faccio un ordine allo store, che dai, se lo meritano. Ho visto che hanno delle maglie, magari gli prendo un paio di maglie, qualcosa, dai. Solito. Mm. Si cerca di supportare come si può. Brian, che palle di domanda mai fatto. Se qualche ascoltamento di Sbotter Rocket vuoi fare il comizio politico? Tutti i punk al mondo vogliono fare il comizio politico, tranne me. E che palle. Bene, bene. Bene, io i dischi li ho finiti, mi sembravano già abbastanza così. Siamo avanti un po', siamo un'ora e passa che siamo qua. Frankie, grazie mille per aver fatto questa bella ascoltata di musica. E cos'hai, uno spazio per i 7 pollici, uno per i 12 pollici? Sì, divido, di solito divido punk e hardcore. Ah, alle, divido per ora, poi ci sono quelli in mezzo che non so dove mettere, però allora, domanda da $1 milione. Lo split direct hit e Pierce dove lo metti? Sotto i direct hit, perché sono i primi iscritti. Ah, vedi, perché quando sì, ci sarà Gian Giacomo ospite, perché quando ho detto io metto la band dello split che mi piace di più e lo metto nella collezione, anche se ha 4 lo split, un casino di farmi proprio il coso per lo split, non per gli split non ne ho voglia. Ma no, non ha senso. Poi ti dico, la Rancid NoFX, me ne sono prese 2 copie, una la copia NoFX, una la copia Rancid, tanto su CD ce le ho e costa poco, e ce ne ho una su NoFX e una su Rancid. Porca boia, non è che voglio, però, per esempio Enemy Alliance e Indecision Alarm ce l'ho sotto E di Enemy Alliance. Anch'io, sì. Però, allora, io ti potrei adesso mettere in difficoltà, per Dai. Esempio, metti, separi i gruppi hardcore da quelli punk rock. Gli H2O come li metti? Punk rock. Io ho messo hardcore. Ah, però sono più punk rock musicalmente, ma hardcore di attitudine. Vabbè, sì. Diciamo che io lo vedo anche, cioè suonano spesso con band hardcore, invitati ai festival hardcore, punk meno, secondo Altre me. Altre band che ti ha messo in crisi? Ma in realtà adesso perché non sono pronto, se no adesso, la prossima volta che verrai, avrò un listone di 1000 nomi di band ibride tra punk rock e hardcore. Ma lì fa un po' sentimento. Cioè, okay. Vabbè, comunque non è che ho 300.000 dischi, quindi Lo so, ma la concezione non è che sono i 300.000 dischi, la concezione pazienza. poi imparo che è lì e quindi se voglio andare ad ascoltarmi quello lo fate lì. Dico, veramente ogni volta che se volete fare un post che ha interazione,
su Facebook, parlate o fate dissing o parlate di come sistemare la collezione. Ognuno la vede a modo suo. Sì. Dai, fa uno spam finale con i Irritated People, visto che sei la faccia piglia like. No, vabbè, allora su Irritated People, sulla pagina Instagram, stiamo facendo la poll dei dischi più belli delle punk rock band italiane. Abbiamo fatto Avete fatto Pankras, il Pankras, ha vinto Paranoia Paranoia e Potere. Potere, abbastanza scontato. Abbastanza scontato, sì, il vincitore è stato Però scontato, ci sì. sono state in mezzo delle battaglie abbastanza sanguinolente e che non ci si immaginava, vero? Sì, quello che sei ha vinto su Isterico. Sinceramente non pensavo che quello che... Allora, di poco, di 4 voti, tipo. Però ha vinto comunque. Io col fatto che magari anche Isterico adesso l'hanno... Indie Box l'ha rifatto su vinile. Pensavo che comunque anche i nuovi fans sapessero almeno... Però evidentemente quello che sei piace. A me piace come disco quello che sei. Comunque. Sì, ma quasi tutti i dischi dei Pankras, vabbè, ovvio, fino a pelle, quella che si può definire, secondo me, carriera quasi perfetta, perché i pezzi hanno tutti un tiro, eccetera. E poi dopo, secondo me, la qualità media dei dischi si è un po' abbassata, però all'interno di ogni disco cacciavano la mina, hanno cacciato la mina, quindi, per esempio, Futuro Imperfetto, che non è un album che mi piace, c'è dentro Cuore Nero, che è uno dei pezzi dei Pankras più belli della loro storia. Vero, Sì, quindi no, Futuro Imperfetto anche quello mi piace in realtà. come album, cioè, non lo metto allo stesso livello di quelli prima, però Cuore Nero lì all'interno è forse uno dei miei pezzi preferiti poi da sentire live, eccetera. E quindi c'è sempre, forse l'ultimo, com'è che si chiama quello con i cerini? Quello coi cerini. L'ultimo disco dei Pankras, che c'era un L'ultimo disco, è In Equilibrio. No, non dici boh, quello. L'ultimo, no, non è sì. l'ultimo. Ok, coi cerini sì, ho capito. Quello non mi Mi sfugge il piacque, per nome. esempio. Quello non mi piacque. Adesso Io no. ce l'ho quello, tra l'altro, non mi ricordo come si chiama. Adesso ho un Vabbè, vuoto. caspita, È ragazzi. il lato ruvido, Il il lato lato ruvido. ruvido, ecco, bravissimo. Ecco, il lato ruvido non c'erano dei pezzi che mi davano dei grandissimi feels. No, non è quello lì Poi, che quello è mi stato il piace. primo senza il chitarrista, senza Flaco? No, già forse Lì non c'era Flaco, eh. là. Secondo No, me. sì, lì non c'era sicuramente. Secondo me Quello hanno prima sofferto era l'allontanamento Oblisso. da Flaco, perché poi grande parte un botto di pezzi famosi dei Pankras furono scritti da Flaco, eh? Sì. Ho visto una Prossimo sua pool, si recente può dire? intervista. Sì, tra l'altro, spoilerone, domani facciamo già un altro, Vai. che non abbiamo annunciato, ma la buttiamo così, The Rozzer. Ma sì! Dai, previsione! Allora, secondo me la finale sarà bar contro la realtà. Ah no, io la vedo diversa. Allora, Oh, secondo me la finale dai. sarà Mondo Perfetto contro la nostra età. Ah. Non sottovalutiamo Mondo Perfetto e quelli nuovi, eh? Beh, quelli Sì, nuovi nuovi. è uscito Nuovi, 21 tra anni fa. virgolette. È uscito 21 anni fa. Però, Esatto. secondo Dici Mondo me, Perfetto. sì, io mi gioco Mondo Perfetto. Cioè, io voterò fino alla fine Mondo Perfetto perché Ah, ok. era il momento dei The Rozzer, che prima erano sempre band più underground, poi arrivano e BABAM! Con Mondo Perfetto era il primo disco di loro super consapevoli di essere una band della Madonna. Cioè, lo sono sempre stati, però avevano proprio la consapevolezza, il disco, e la gente aveva paura che diventassero un po' più commerciali, qualcosa del genere, eccetera. E quel disco è veramente una legnata nei denti. Velocissimo, ai ritmi, cioè ai livelli quasi, cioè chitarre quasi hardcore e tutti sing-along, non cala una canzone. No, beh, pensavo che Bar, il primo, Sì, dopo 1-4-4, che però esatto, il dopo primo sì. ufficiale, 1-4-4 comunque sarà in lotta. L'ho Sarà in voluto pool. mettere perché, sì. Beh, l'ho messo un po' per i numeri, ma anche perché anche loro considerano, quando abbiamo intervistato Sebi con Irritated People,
diceva 144 è il disco punk perfetto, diceva lui. E guarda, io lo dico, che poi il disco c'ha quante canzoni, non so quante, però Io lo dico che sono due band che conosco non sono capaci a fare dischi brutti, una sono i The Roses, l'altra è Pennywise. Le altre band possono fare giravuoto, loro secondo me anche se si impegnano un disco brutto dai Pennywise dai The Roses non può venire fuori, è così. È vero. Comunque domani, o se state guardando la registrazione oggi sul nostro Instagram irritatedpeople.punkrock, ma se scrivete irritatedpeople lo trovate subito, nelle storie ci sarà la votazione. Quindi domani primo round, poi secondo, semifinale e finale. Anzi, dai, sarà subito primo round, semifinale e finale, perché sarebbe bello che tirate dentro Sevia a dire la sua, vediamo se riesce a polarizzare la votazione. Fat Mike con... Sì, però dai, fateglielo dire a Sevi, tanto se lo contattate è il più regas di tutti, del pool, secondo me dai... O se no, come se conosco lui, dice di votare alla gente, perché ricordatevi che noi siamo i The Roses, voi siete i The Roses. Esatto. Non si vede che sono fan della band. Comunque lui ci ha messo like anche sui Pancreas, quindi... Dai, non vedo l'ora. Quindi ce l'ha in mente. Te, Frankie, hai già mangiato prima delle live, vero? Io sì, perché c'ho i figli, quindi... sì, tua famiglia. Io invece comincio ad aver fame. Bomba, dai. Ragazzi, ci vediamo domani sera e bella lì. Ciao a tutti. Ciao. Grazie ancora, Frankie. Ciao.